Buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Finalmente video Q&A. Da quanto non facevo un Q&A? Dio solo lo sa. Quindi assolutamente iniziamo. Allora, questo Q&A sarà un pochino diverso perché sarà un insieme di risposte a domande che mi avete posto nel tempo, che io ho filmato tempo fa e però non vi ho mai pubblicato. Quindi mi vedrete un po' diversa, mi vedrete coi capelli lunghi perché alcuni video risalgono tempo fa. E sarà molto interessante, spero. Prima domanda che rispondo subito in questa tenuta, così non c'è lo shock subito. La mia skincare, la mia beauty routine che ho iniziato a fare da 4 mesi a questa parte. Non sono mai stata una grande appassionata o comunque dedita alla skincare, ma da 3-4 mesi ho iniziato e in molti avete notato la differenza. Deduco che da 0 a 10 probabilmente la differenza si vede. E cosa ho iniziato a fare? Allora, innanzitutto ho smesso di lavarmi la faccia col sapone e ho iniziato ad utilizzare dei prodotti un pochino più specifici. Questo grazie al fatto essenzialmente che due aziende mi hanno contattato e mi hanno detto: Silvia, cerchiamo di sistemare un pochino la situazione. Come mi lavo la faccia? Utilizzo Foreo e questo è il Luna Foreo Mini 2. Voi mi avete visto con l'altro, quello viola, ma questo me l'hanno dato al Rimini Wellness ed è diverso perché è un pochino più grande, ha due superfici, uno per la pelle più grassa, una per la pelle meno grassa. Questo, a differenza dell'altro, si regola direttamente da qui, quindi si accende ed è possibile definire la velocità premendo più o meno. Ogni 15 secondi cambia, quindi ti dice di cambiare zona da andare a detergere. Ed essenzialmente cosa fa? Pulisce più in profondità la pelle. Ti spegni per favore? Ovviamente il risultato di una pulizia più profonda della pelle la si vede a lungo termine, la si vede dopo 1, 2, 3 mesi, non è che dopo il primo utilizzo dite: ah certo, la vedo molto più pulita in profondità. No, sono quelle cose che vedi dopo un bel po' di tempo. Abbinato a questo ovviamente ci deve essere un detergente. Io come detergente ho iniziato ad utilizzare, da quando sono appunto stata invitata all'evento, i prodotti di Garnier Bio. I miei preferiti sono questi tre, che sono l'acqua micellare per struccarmi. Inizio la mia skincare routine pulendomi il viso con l'acqua micellare. Poi prendo il gel detergente detox e lo metto su Foreo, lo passo sotto l'acqua e incomincio a pulirmi. Una volta che ho finito, sciacquo, mi risciacquo e poi metto la crema. Come crema la mia preferita è questa qui alla lavanda, che nonostante dicano che sia contro le rughe, io ho 25 anni di rughe, le ho soltanto qui sopra d'espressione, infatti sopra ne metto 200 kg, hanno delle profumazioni davvero davvero buone e io mi trovo bene sinceramente, quindi ve li consiglio e ho visto davvero davvero tanta differenza nella mia pelle. Quindi, skincare routine fatta, ora passiamo a un argomento che ho accennato nelle mie stories. Si parla di antibiotico resistenza. Nelle stories ne ho parlato alludendo ai medicinali, ma in realtà il video che ho filmato tempo fa è più concentrato su un settore che mi compete di più, che è il settore food. Io sono laureata in food marketing, queste cose le ho studiate all'università, quindi ascoltate quello che ho da dire e lasciatemi pure la vostra opinione nei commenti. Voglio parlarvi quindi dell'antibiotico resistenza. L'antibiotico resistenza significa essenzialmente che il nostro corpo è resistente agli antibiotici. Come sappiamo, gli antibiotici sono quei medicinali che aiutano il nostro corpo a sconfiggere dei batteri nel momento in cui ci siamo ammalati, ad esempio abbiamo subito un'infezione. Come il nostro corpo diventa antibiotico resistente? Essenzialmente perché i batteri seguono un po' la legge darwiniana, nel senso che sono capaci di adattarsi ai cambiamenti. Cioè, man mano che noi somministriamo al nostro corpo un antibiotico, i batteri nel nostro corpo sviluppano delle capacità al fine di riuscire a resistere a quell'antibiotico. E questo è un problema perché nel momento in cui ci ammaliamo o abbiamo bisogno di seguire
delle terapie, quei batteri saranno resistenti all'antibiotico e non riusciremo più a ucciderli. Per questo motivo è molto importante non abusare degli antibiotici e infatti sono sempre dati dopo prescrizione medica e consiglio del medico. Quindi voi starete pensando, vabbè, quindi basta non abusarne, siamo a posto. Ni, perché gli antibiotici si possono trovare anche in ciò che mangiamo. Quando i polli, ad esempio, vengono allevati, nel momento in cui uno si ammala, e questo accade soprattutto se sono degli allevamenti intensivi, per questo è anche importante pensare a mangiare biologico, perché i polli biologici hanno un livello di intensità dell'allevamento minore. Comunque, quando un capo di bestiame si ammala, vengono poi dati degli antibiotici per curarlo a tutti. Questo porta la carne del pollo ad avere dentro di sé degli antibiotici. Tutta la carne sul mercato è sicura. Sicura significa che l'umano può mangiarla, è commestibile, perché ci sono dei controlli a livello europeo effettuati da parte dell'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che effettua dei continui controlli sui produttori di carne, soprattutto le grandi aziende. Ciononostante, siccome l'EFSA pone dei limiti massimi, è ovvio che qualunque prodotto che rientra dentro il range è sicuro, però c'è una differenza tra quello che sta nel range superiore e quello inferiore. Per questo è diventato molto importante per le aziende che allevano pollame o bestiame senza l'uso di antibiotici spiegarlo e dirlo ai consumatori. Cercare di assumere meno antibiotici possibili, soprattutto attraverso l'alimentazione, è molto importante perché ci sono malattie che soltanto attraverso l'uso di antibiotici si possono combattere. E se siamo troppo resistenti a queste malattie, rischiamo persino la morte. Ho trovato molto interessante sul sito dell'EFSA un grafico, tabella, che mostra l'antibiotico resistenza che abbiamo verso determinati batteri. Più importanti e soprattutto i più diffusi sono il Campylobacter e la Salmonella. Ad esempio, l'infezione da Campylobacter avviene attraverso il consumo di carne cruda. Noi ovviamente cuciniamo la carne, però l'infezione può avvenire anche tramite contaminazione. Ad esempio, se voi su un tagliere tagliate del pollo e poi lo mettete a cucinare e poi sullo stesso tagliere, avendo soltanto dato una passata, oppure senza neanche averla data, tagliate della verdura e la mangiate così cruda, l'infezione da Campylobacter è avvenuta. È molto frequente in Italia, soprattutto perché siamo un paese in cui si cucina molto. Quindi non pensate che le contaminazioni o queste infezioni siano qualcosa di straordinario che non avviene mai, sono molto comuni e ci sono tantissimi casi di Campylobacter, salmonellosi, quindi è molto importante essere pronti e predisposti con il nostro corpo a combattere queste infezioni. Se noi ci riempiamo attraverso l'alimentazione di antibiotici, non riusciremo a combattere queste infezioni. Ottimo, brava Silvia del passato, mi sei piaciuta. Dopo il discorso sull'antibiotico resistenza, passiamo a qualcosa di più focus. Di più light, e quindi vi risponderò a una domanda che mi è stata posta molto spesso e mi viene posta ogni volta che mi vedete viaggiare con Luna. E infatti adesso trattiamo l'argomento di come mi organizzo quando viaggio con il mio gatto. Vedrete, vi voglio spiegare come mi organizzo quando viaggio con Luna. Allora, Luna, il gatto, sta dentro a questo trasportino che ho comprato da negozio di animali Fortesan. È uno zainetto con l'apertura grande e dentro c'è questa catenina che io lego al collarino che metto a Luna. Lo metto intorno al corpo, lei sta lì e lei sta tranquilla e calma qua dentro. Molto grande, aperture a entrambi i lati. Comunque lo trovate in qualunque negozio di animali. Dentro un sacchetto, ad esempio questo, metto la lettiera. Quindi porto la scatola, questa qua, la ripulisco e tutto. La sabbia porto esattamente la quantità che serve, cioè prima di partire a casa prendo la lettiera, la riempio con la sabbia, poi la svuoto dentro un sacchetto di plastica e mi porto via dentro il sacchetto della rinascente la lettiera con dentro il sacchetto di plastica. Per il cibo, essenzialmente mi porto due ciotoline, le sue due ciotole, e
il cibo, cioè praticamente preparo il pollo. Qui lo sto tenendo fuori perché il frigo non funziona, ma comunque nel caso lo terrai in frigo. Quindi porto una scatola piena zeppa di pollo, questa è quello che è rimasto dopo 2-3 giorni, e del latte. Luna beve rigorosamente il latte senza lattosio, l'ho abituata sin da piccola, quindi non le dà assolutamente problemi. Se sto via più di 2-3 giorni e il pollo e la carne che ho preparato non bastano, o chiedo di farmene preparare un po' dal ristorante, magari dell'albergo, oppure vabbè, se ho la possibilità io di prepararlo, lo preparo, ma comunque in caso di evenienza mi sono portata, da qualche parte nella valigia c'è, una scatoletta di tonno, e quella so che va perfetta. Però comunque questi 3 giorni una scatola così mi è bastata. Lei ormai è tantissimo abituata a viaggiare, quindi non soffre il cambiamento di location, soffre un pochino il viaggio, ogni tanto miagola, ogni tanto si lamenta, però devo dire che è molto brava. Se uno la mette lì in macchina, al calduccio, la macchina la culla, lei sta tranquilla, si agita un po' in treno. Ragazzi, ho il fiatone. Anche tu, Silvia del passato, sei stata molto molto brava, complimenti. Scusate ragazzi, ma non aveva senso rifilmare questi video. E niente, allora, io penso che ora siamo arrivati alla conclusione di questo video. È stato un Q&A con 3 argomenti, mi dispiace, cercherò di farne uno molto più botta e risposta, ma ci tenevo davvero a rispondere a queste domande, a farvi vedere queste cose, e non sapevo come altro fare, quindi beccatevi questo video. Spero che vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni riguardo tutto quello che avete visto e ascoltato. Noi ci vediamo al prossimo video.